Buongiorno ragazzi, da Simone il vostro cordiale recensore di quartiere, sono qui per xiaomitoday.it nel canale Tech Today per parlarvi di un gadget Xiaomi che mi è piaciuto tantissimo, la Xiaomi Pocket Printer, una stampante portatile veramente carina. Ve ne parlo dopo la sigla. Eh sì, avete capito bene, è una stampante fotografica portatile. Portatile solo 17x10, 4,8 centimetri, pesa solo 280 grammi ed è in grado di stampare le vostre foto come e quando vorrete. Infatti ha una batteria integrata, quindi può essere ricaricato o utilizzato con il cavo e potete portarle sempre con voi. Facilissima da utilizzare, una volta caricata il set di carta fotografica in questo modo basta scorrere la parte superiore, si inserisce il set da foto fino a massimo 10 foto. La cosa bellissima è che utilizza una tecnologia Z-Ink, quindi senza inchiostro, utilizza quindi solo queste cartucce particolari, questa carta fotografica speciale che non costa nemmeno tanto, vi lascio il link in descrizione, circa 25 euro per il pacco da 50 centesimi a foto, e potrete avere sempre a disposizione una stampante per immortalare magari un momento, un evento, quelle situazioni estemporanee in cui non è sufficiente registrare una foto sul telefono ma volete lasciare un segno di quel momento e regalarlo in quel momento. Le foto non sono enormi, ovviamente sono pensate proprio appunto per catturare quel momento, 7,5x5 cm, quindi sono foto da 3 pollici per l'esattezza. La qualità è veramente ottima, in verità è proprio questo che mi ha stupito, la facilità d'uso che ora andremo a vedere, vi mostrerò il processo nel suo complesso, ma proprio la qualità che, se non raggiunge quella delle foto classiche, è decisamente superiore rispetto alle foto stampate con la getto d'inchiostro classica in casa, quindi veramente veramente ottimo. Arriva in confezione con un cavetto di ricarica, eccolo qui, e un 5 foto prova, quindi se acquistate questo oggetto tenete subito in considerazione che vi sono necessarie subito altre foto da stampare perché non ne potrete più fare a meno. Andiamo a vedere come funziona. Andiamo a fare una prova di stampa, siamo dentro l'app Xiaomi Home, dentro al widget della stampante. Siamo già connessi, altrimenti qui avremo un pulsante connetti, ci basta scegliere una foto tra le nostre della galleria, ne scelgo una bella foto di famiglia, diciamo ecco questa qua per esempio. Abbiamo all'interno dell'app la possibilità di modificare alcune cose, i margini, le dimensioni, applicare dei filtri, regolare il contrasto, luminosità, eccetera, le solite cose. In questo caso lasciamo tutto così com'è e andiamo direttamente in stampa. Nel mio caso ho fatto una prova di stampa adesso prima di registrare, quindi non effettuerà riscaldamento che impiega qualche secondo, andrà adesso a trasferire direttamente l'immagine alla stampante, impiega anche in questo caso pochi secondi, dopodiché partirà direttamente la stampa sull'app. Vedremo il processo di stampa più o meno in tempo reale, come vedete scorre questa riga, e nello stesso momento che scende la vedremo uscire qui dalla stampante. La stampa richiede pochissimi secondi, una decina, anche meno, ma la cosa molto figa, per esempio rispetto a una Polaroid, appunto alle Fujifilm, che la foto è già pronta, non va asciugata, è già utilizzabile, già regalabile. Eccola qui, ecco qui. Ovviamente ecco, la qualità non si riesce ad apprezzare pienamente in foto, ma credetemi è veramente ottima, quasi ai livelli di una stampa normale, carta lucida. Allora, già che siamo qua vi faccio vedere solo un paio di altre funzioni. Abbiamo la possibilità di fare dei collage foto, quindi selezionare più di una foto per fare una sorta di mosaico praticamente. Ora magari ne scegliamo qualcuno a caso, visto che già siamo entrati. Ne scegliamo due o tre. Diciamo ecco queste qua erano le foto di Pasqua, facciamo un bel collage. E lui ci crea un collage, da vari tipi di collage che possiamo scegliere e andare in stampa direttamente di questo collage, o anche la suddivisione a griglia. E
Eccoci qua, un collage di questo tipo. Viene stampata praticamente su quattro foto e possiamo incollarle per creare una foto più grande, insomma il senso è questo. Abbiamo anche la possibilità di fare delle foto ritratto, delle foto tessera, diciamo, ecco. Non solo le classiche foto, ci sono un paio di funzioni simpatiche come le foto a realtà aumentata, basta selezionare l'opzione, sono foto basate sui nostri video, quindi ecco ci vengono proposti i video della nostra galleria, ora andiamo a selezionare qualcosa di carino, vediamo, ecco qualcosa delle vacanze. Possiamo scegliere lo spezzone di video da includere nella fotografia, adesso è un video corto, lo selezioniamo tutto quanto. Possiamo scegliere lo screen, il fotogramma da stampare, che può essere anche esterno al video, quindi una foto di quel momento. E ecco, adesso va bene, seleziono questa qua, ma possiamo scorrere e sceglierne un'altra. E andiamo in stampa. Confermiamo, pochi secondi e la foto è pronta. Adesso con la nostra foto andremo a scegliere la funzione scansione foto AR qui sull'app, la inquadriamo con il telefono ed eccola qua, vedrete che la foto si è animata con il video che avevate scelto, come vedete con la realtà aumentata, quindi è anche possibile muovere la foto, il video viene sempre incluso nella cornice, bellino. Allo stesso modo è possibile includere un audio di sottofondo alla foto. Ed eccoci per le consuete conclusioni, come avete visto è facilissimo da utilizzare, ma poi pensate che potete prestarla a un amico, alla fidanzata, non è una cosa che rimane collegata al vostro smartphone, quindi se un domani lo cambiate vi rimane la stampante, pensate rispetto agli altri prodotti della Polaroid, Fujifilm, quelle macchine fotografiche fatte apposta per le istantanee, siete comunque legati a quel prodotto, invece in questo caso la stampante vi rimane anche un domani che cambiate telefono e soprattutto potete sfruttare l'ottima qualità degli scatti degli smartphone, questo è sicuramente un plus. Bella, leggera, facile da usare, la qualità delle stampe è veramente ottima, mi è piaciuta moltissimo. Se pensate che costa solo 39 euro, a cui vanno aggiunte 4-5 euro di spedizione, ovviamente vi lascio il link in descrizione, in questo momento tra l'altro è in offerta su Banggood con spedizione dal magazzino europeo, quindi vi arriva in una settimana, insomma 39 euro è veramente un gadget irrinunciabile, andiamo incontro all'estate, speriamo di poter avere più momenti da vivere fuori casa, però tornerà sicuramente comoda, vi lascio il link anche per acquistare le cartucce di ricambio, approfittatene. E questo è tutto, rimango a disposizione per eventuali dubbi o domande se non avessi affrontato tutti gli aspetti. Iscrivetevi al canale se vi è piaciuto questo video e soprattutto un bel like. Da Simone per oggi è tutto, ciao ciao!